Benvenuti alla lezione di ruoli e competenze pianista solista numero 17. E allora adesso andiamo a vedere, sempre a pagina 75, l'esempio sul brano Over the Rainbow, certamente un po' più complicato di quello che abbiamo visto nella precedente lezione. Andiamo. E allora cominciamo col suonarci le note più acute di ogni accordo con la mano destra, quindi abbiamo questa melodia. Insomma, una melodia molto famosa. E allora cominciamo a vedere che abbiamo degli accordi molto più complessi rispetto a quello che abbiamo usato nell'altro brano, e quindi Do sesta, quindi il primo accordo, e stavolta io raddoppio anche la melodia con l'ottava. Quindi vi ricordate le lezioni che abbiamo visto in Ruoli e competenze, come armonizzare la mano destra, le melodie. Quindi prima posizione Do sesta, seconda posizione La minore sesta. Però dal rivolto, analizzate il pentagramma, al rivolto che parte quindi dal Do, il primo rivolto. Poi abbiamo Mi minore settima, poi sul secondo movimento cambiamo il rivolto di Mi minore settima, suoniamo tutto l'accordo sul primo ottavo, mentre poi suoniamo il La da solo. E ricompletiamo, adesso guardate questo accordo, La minore settima, vedete c'è la melodia sulla nona, e quindi io non uso né la terza né la fondamentale, perché tanto ce l'avrò a sinistra. Quarto movimento invece ho la melodia sul Do e quindi posso completare con questo rivolto. Poi terza battuta, Fa settima maggiore, quindi io armonizzo il Do completando tutto l'accordo. Semidiminuito, Si minore settima quinta bemolle, e quindi raddoppio il La, vedete La e Si con il pollice. Mi minore settima su Sol, e poi qua lascio legate le note della melodia Sol e vado semplicemente ad aggiungere il Do minima su La minore settima, seconda parte della battuta. Secondo rigo, Fa settima maggiore, la melodia è sul La, ecco. In questo caso io metto anche il Fa, però potrei pure non metterlo, lasciare solo la posizione che, come vedete, equivale a La minore con l'ottava, tanto avendo il basso poi alla sinistra io avrò il completamento, però diciamo che può andare bene pure arricchire con il Fa nell'accordo. Poi dopo Fa minore sesta, la melodia da cantare è il La e il Fa, e quindi armonizzo in questo modo. Poi Do maggiore, tanto le note al basso servono per la sinistra, quindi Do in questo caso lo armonizzo con la settima maggiore. Istintivamente avevo suonato la sesta, vedete che può anche andare bene. Comunque, in questo caso sul pentagramma, settima maggiore sul primo movimento della seconda battuta. Secondo movimento, ecco la sesta. Quindi abbiamo questo Do sesta che passa per il Re da solo al secondo ottavo, e poi armonizzo il terzo movimento La minore settima, poi secondo accordo Fa aumentato, scusate, La aumentato, che quindi viene col Mi diesis, perché la quinta di La è il Mi, e quindi è il Mi diesis sul pentagramma, e quindi sono Mi diesis, La, Do diesis e di nuovo Mi diesis. Poi Re settima, e quindi poi abbiamo di nuovo Re settima, in questo caso però la melodia va sul Si, quindi questo è un Re sesta adesso, Sol settima e poi Do sesta. E allora, dopo aver contato con le crome, prima lentamente e poi più velocemente, vediamo quindi alla realizzazione a velocità. Thank you.
Adesso vediamo la mano sinistra. Allora, primo accordo Do maggiore, Do sesta, e quindi, come vedete dal pentagramma, arpeggio prima due crome e poi il bicordo. E quindi proprio la triade di Do sesta. Secondo accordo, La minore sesta, stavolta non è in parti strette, ma in parti aperte, late. Quindi vedete, fondamentale, quinta, sesta e decima. Mi minore settima, quindi fondamentale, quinta, insieme settima e decima, di nuovo la quinta, per poi andare nella seconda parte della seconda battuta, La minore sesta, fondamentale, quinta, terza e decima, fermandoci sul quarto movimento. Poi, terza battuta, Fa settima maggiore, quindi prima, quinta, decima e settima, continuando con la figura di ottavi, Si semidiminuito, in parti più strette, fondamentale terza, settima e quinta, quinta diminuita, quarta battuta, Mi minore settima, fondamentale, aperte, quindi parti late, quinta, decima, settima e aperta anche la minore settima, quinta, fondamentale, quinta, settima e decima. Secondo rigo, Fa settima maggiore, fondamentale, quinta, decima, settima, Fa minore sesta, però basso La bemolle, quindi il La bemolle che è la terza di Fa minore, La sesta, poi La quinta e l'ottava, la fondamentale. Poi, seconda battuta, Do basso Sol, quindi arpeggio di quinta, fondamentale, insieme terza e quinta, poi La minore settima, però abbiamo solo la prima e la quinta sul primo movimento, che diventa minore settima con l'aggiunta della mano destra. Infatti sul quarto movimento diventa aumentato, e quindi noi abbiamo a sinistra il Do diesis della terza maggiore, quindi rende l'accordo maggiore. Non c'è la quinta su questa posizione perché tanto diventa aumentata con il canto, con la melodia che suona proprio la quinta aumentata, come vi ho spiegato prima. Poi, terza battuta, Re settima, in realtà abbiamo solo la triade, fondamentale, quinta e decima, poi si ferma per dare spazio al movimento della destra con le crome, e poi Sol settima, fondamentale, quinta, decima e settima, e poi Do sesta, in questo caso la triade di Do maggiore, la sesta si ottiene con la mano destra, qua abbiamo solo il Do maggiore, quindi fondamentale, quinta, decima, fondamentale e quinta semiminima con il Do di nuovo semiminima. E allora, dopo aver contato e suonato lentamente per poi accelerare, vediamo poi l'effetto finale, quindi mano sinistra. Vediamo a mani unite.
Beh, il grado di difficoltà è senz'altro più elevato, ma voi comunque studiate prima una mano, poi l'altra, poi due battute alla volta, studiatevi i passaggi delle canne, dei cambi sui cambi di posizione. Come vedete, il pedale ci dà la possibilità di anticipare lo spostamento delle mani. Addirittura, alla prima battuta del secondo rigo, sull'accordo Fa settima maggiore, vedrete che i due La sono contemporanei, però la mano destra la possiamo sollevare prima e poi andare con la sinistra a suonare la nota là. E quindi non perdetevi d'animo, con pazienza, con calma, così come ho fatto io. Quindi con pazienza, con calma, due battute alla volta, altre due, poi quattro, un rigo alla volta, mani separate, vedrete che tutto si sistema. E allora, come al solito, buono studio e buona musica. Si chiude la sezione pianista solista. Vi aspetto alla prossima. Ciao!